Buonasera amici di Teleprima e di Prima Serie A, siamo tornati per raccontarvi un'altra settimana, un altro fine settimana assolutamente entusiasmante per il Napoli. Napoli che torna vittorioso al Maradona e lo fa contro l'Udinese. In rimonta ancora una volta con una doppietta, la seconda consecutiva di Victor Osimhen. Ma dobbiamo parlare di tantissimi argomenti, infortuni, il momento del Napoli, le scelte di Spalletti, la sosta del campionato. Lo faremo tra poco. Pochissimo, prima però sigla. Eccoci qui prontissimi, ovviamente vi presento il parterre di questa sera fondamentale, un graditissimo ritorno, questa volta senza un calzino particolare, ma so che lo farai la prossima volta perché sicuramente tornerai qui a trovarci, il giornalista, collega e anche amico, mi permetto di dire, Andrea Fiorentino, ben ritrovato. Rimedierò per il calzino. Mi raccomando. Ciao Alessia e buonasera a tutti. Poi ovviamente immancabile al mio fianco, alla mia sinistra, come sempre, Francesco Vassura. Ciao Franci. Ciao Ale, buonasera e buonasera a tutti. Sei carico Franci? Come sempre. Pronti? Bene, bene, perché abbiamo tanto di cui parlare. Come al solito iniziamo leggendo un po' anche i risultati della 30ª giornata per fare il punto della situazione, poi parleremo anche del Napoli. Sassuolo Spezia 4-1, Napoli Udinese 2-1, Cagliari Milan 0-1, Juventus Salernitana 2-0, Roma Lazio 3-0, il Genoa vince contro il Torino 1-0, Inter Fiorentina 1-1, la Sampdoria vince a Venezia 2-0, Empoli Verona 1-1, Bologna Atalanta 0-1. Vediamo anche brevemente la classifica che vede ancora in testa il Milan, capolista 66 punti, insegue il Napoli 63 punti, l'Inter a 60, la Juventus 59 punti, Atalanta e Roma 51, Lazio 49, Fiorentina 47. Ovviamente potete vedere in grafica tutta la classifica, ma è questa la parte che ci interessa di più e ne parleremo assolutamente tra pochissimo. Andrea, iniziamo ovviamente parlando di Napoli-Udinese, una vittoria importante ancor più per chi è arrivata al Maradona e mancava da un po'. Napoli che ha saputo anche capovolgere il risultato iniziale dopo un primo tempo un po' particolare con la rete del vantaggio di De Lofeu e poi Spalletti cambia le carte in tavola, entra Mertens, spacca la partita e doppietta di Osimhen. Sicuramente è un periodo, diciamo, un po' particolare per il Maradona, dove praticamente le mura amiche sembrano una sorta di tabù per gli azzurri che effettivamente non hanno trascorso, eccezion fatta naturalmente per domenica, un momento propriamente positivo. Mentre si va a gonfie vele in trasferta, il Napoli risulta corsaro ovunque, non perde da novembre scorso se non erro. Il Napoli che attualmente, senza fare tanti giri di parole, non è che gioca in maniera brillante, anzi, se mi permetti, gioca anche in maniera un po' blanda, maluccio se posso. Il primo tempo è stata un po' la fotografia dell'ultimo periodo del Napoli, poi il cambio tattico perché insomma l'ingresso di Mertens, l'innesto di Mertens ha un po' cambiato le carte in tavola. Lui con la sua esperienza, con la sua foga, il suo fare diciamo da folletto che crea dinamismo e sconquassa le difese avversarie, è riuscito un po' a sparigliare le carte che la buona Udinese aveva diciamo impostato. Cioffi non ha più trovato la quadra, dato che comunque Osimhen si è dimostrato poi giocatore straripante sotto porta, soprattutto proponendo ecco tutto il suo repertorio.
Assolutamente sì, Udinese poi molto aggressiva, ce l'aspettavamo anche conoscendo anche mister Cioffi, già dalla scorsa settimana ne avevamo parlato. E poi siamo riusciti anche a far segnare un numero 10 al Maradona, ecco, Deulofeu è il primo numero 10. Che anche un bel gol tra l'altro. Esattamente, vabbè, un po' ferma la difesa però. È vero, è vero. Gran bel gol. Assolutamente un dato da sottolineare, gol che comunque ha anche stordito un po' lo stesso Napoli, però devo dire che il Maradona, a differenza di quanto avvenuto poi contro il Milan, appunto sì, tra le muramiche, ha avuto quei 5-10 secondi di gelo, poi si è fatto sentire, ha fatto la differenza trascinando poi lo stesso Napoli. La differenza c'è stata, va detta che c'era anche differenza in campo tra le squadre, tra l'Udinese, esatto, e il Milan. Piccola parentesi, secondo me doverosa, su Deulofeu, è un peccato, ormai è un giocatore che non è più giovanissimo, io l'ho sempre visto su ben altri palcoscenici, quando c'è stato però non sempre ha fatto la differenza, quindi va benissimo così. Però il Napoli ha reagito perché il Maradona ha visto un po' la paura, il gol di Deulofeu, il quasi raddoppio di Pablo Mari, grande parata di Ospina, troppo spesso criticato secondo me questa stagione, però ha reagito, il Napoli ha saputo reagire, Spalletti ha saputo reagire innanzitutto, ma grande forza del pubblico, il pubblico ci crede, c'è il sogno è lì, il Napoli ha saputo ribaltare la partita, ha fatto bene, ha ottenuto 3 punti, giusto continuare a sognare, è una prova comunque di grande maturità, si diceva prima, non si gioca bene, però si ottengono 3 punti e sono poi la somma dei punti, insomma, che ti dà il famoso sogno con la S. Sì, fin quando si gioca non benissimo, però si vince, va anche bene così, insomma. Beh, esatto, assolutamente. Inappuntabile Francesco. Bravo Franci, sei stato promosso anche questa volta, anche se siamo inizio puntata, quindi dobbiamo vedere poi, ovviamente, alla fine quello che succede. Parlavamo anche delle scelte di Spalletti, oltre alla reazione di gran carattere del Napoli, che spesso poi è stato scosso anche quando ha subito un gol, piuttosto che episodi sfavorevoli, sì, nel corso della partita, quindi questo comunque è un dato importante da sottolineare. Spalletti che inizialmente ha confermato il 4-3-3 visto anche a Verona, poi ha cambiato, come dicevi anche tu prima Andre, le carte in tavola anche con l'innesto di Mertens, che oltre a comunque concedere spazi, a non dare punti di riferimento, ha dato linfa vitale, una grande carica emotiva e caratteriale, sì, alla squadra. No, ma Spalletti l'ha detto anche senza tanti giri di parole, che comunque Dris è un giocatore fondamentale per certe partite. Naturalmente non vuole, forse se lo sta preservando per questo finale incandescente dove mancheranno 8 gare, saranno sicuramente di fuoco. E quindi l'ingresso di Mertens è stato sicuramente determinante ai fini del risultato, perché probabilmente ha favorito le caratteristiche di Osimhen, dato che nella prima frazione si è vista proprio questa difficoltà dell'attaccante nigeriano ad imporsi davanti a una difesa blindata. E quindi naturalmente lo stesso Mertens, che ha un po', come dire, creato caos lì davanti, è riuscito, ecco, con la sua classe immensa, perché poi stiamo parlando di un calciatore che, vedi, spesso si mette in copertina Osimhen, ma noi non dimentichiamo che quel ragazzo che ha segnato grappoli di gol e si è conquistato, ecco, il pubblico, non solo dal punto di vista calcistico, ma anche dal punto di vista umano, è riuscito, ecco, a cambiare un poco le trame di gioco e il risultato finale, ecco. È verissimo, infatti c'è stato anche un po'... Veniva anche soprattutto da soli 144 minuti di gioco dopo il rientro di Osimhen, quindi si è ritrovato un poco messo da parte, naturalmente la voglia di dimostrare sarà stata molta. Era tantissima, no? Infatti si è creato, Franci, anche un po' di dibattito tra i tifosi. Spalletti, sì, comunque, come diceva anche Andrea, ha chiarito il suo punto di vista riguardo proprio Dries Mertens con questo rinnovo di contratto, ovviamente non di
dipende da Spalletti, ma dalla società, che ancora non è arrivato. I tifosi invocano comunque un utilizzo e più minutaggio per lo stesso Mertens, però effettivamente forse non si tratta di non tenerlo in considerazione, ma di sfruttarlo al meglio in determinati tipi di partite. Dipende un po' tutto dal contesto. Il tema rinnovo, la società sta facendo scelte particolari, il non rinnovare Insigne è comunque una scelta, giusto o sbagliata che sia. C'è il dubbio su Koulibaly, che se rinnova dovrebbe rinnovare alle stesse cifre. Quindi un po' tutte poi in Serie A stanno facendo una politica del genere, magari perdendo pezzi pregiati. Vedi Dybala ieri, che ha avuto questo confronto diretto con la società, non è andato a buon fine. Quindi lo stesso che sì, l'ex presidente milanista, dimissionario a quanto pare, perché sembra abbia già effettuato le visite mediche col Barcellona. E insomma, penso che qualche pezzo top se ne andrà a fine campionato. Quindi in qualche modo stanno un po' cambiando quelli che sono i parametri societari da questo punto di vista. Io fossi naturalmente all'interno della dirigenza, spingerei a rinnovare, perché Mertens, piaccia o meno, è nella storia del Napoli, non solo e non tanto come miglior marcatore del club, ma è proprio una bandiera. Esatto. È diventato straordinario, nessuno a inizio carriera a Napoli si immaginava che sarebbe diventato così. Benedica Sarri gli porti del vino a fine carriera, perché veramente gli ha svoltato tutta la propria professione, diciamo. Però è una figura importante, è una, secondo me anche nell'interno proprio lo vediamo, quelle poche foto, storie che pubblica sui social, è una persona che, come si dice a Napoli, si fa voler bene, e quindi è una persona importante, una figura importante per lo spogliatoio. Poi viene, tra virgolette, tutto il resto, che è la cosa principale, il giocare a calcio. Mertens sa giocare a calcio, è un grande calciatore. Quando ci sono le giuste caratteristiche, e Spalletti lo sa molto meglio del sottoscritto, allora si inserisce Mertens. A Verona c'era bisogno di Petagna, è entrato Petagna, quel poco che è rimasto in campo ha fatto bene. Adesso per la prossima partita di Bergamo c'è una vera e propria emergenza, credo toccherà finalmente a lui dal primo minuto. Ecco Andre, volevo sentire te prima sul rinnovo di Mertens o sul bene che gli vogliamo, Dris, nel senso che noi ecco, siamo, diciamo, ormai carta conosciuta, come si dice da noi. Sai che sfondi una porta aperta con io me e te, poi. Io e te siamo proprio adoratori atavici di Mertens, quindi vabbè. Per forza, quindi sì. Rinnovo a vita, insomma. Sì, ci sta. Una scrivania la merita. È vero, invece sull'addio di Insigne... Beh, la scelta di Insigne non va né criticata né osannata, perché comunque ha fatto una scelta professionale, e quindi attribuirgli, diciamo, dei demeriti o dei meriti particolari per quella che è stata la sua scelta di vita, perché poi a un certo punto si tratta di una scelta di vita, l'ultimo contratto importante forse, a 31 anni penso che lui abbia... deciso perché la sua vita dal punto di vista professionale non aveva forse più alcuna motivazione di salita, insomma. Non penso che restare in Europa rappresentasse per lui una chiara intenzione. Perché poi, voglio dire, stiamo parlando di un calciatore ancora integro fisicamente, ancora forte dal punto di vista tecnico, quindi non avrebbe avuto alcuna difficoltà a mettersi in discussione in un altro contesto europeo. Però qui si tratta, ecco, ripeto, di una scelta che, ecco, un po' ripercorre la scelta di Alex Del Piero, il suo idolo da sempre, no? Anche il mio, devo dire la verità. No, io ero più baggista, ero un baggista io. Sì, anche, è vero, stiamo parlando ovviamente di calciatori. Perciò eccezionali. Perciò non mi va, diciamo, di criticare la scelta di Insigne, sì, né di osannarla più di tanto, perché poi si tratta fondamentalmente di una scelta.
Certo, subentrano dei parametri soggettivi ovviamente, oltre tutto ciò che sappiamo, anche le cose che ovviamente sapranno soltanto le parti in causa e tanti dettagli che solo loro conoscono. Francesco, Lorenzo Insigne è chiamato a un'altra prova molto importante, sì, al di là del Napoli, a trascinare la nazionale, si spera, verso il mondiale, ovviamente con tutto il peso che la sua casacca può portare in questo momento poi davvero delicato anche per la nazionale. Momento delicato, chiudo una parentesi introdotta prima da Andrea. Amici, soprattutto giovani all'ascolto, o tiro a giro è di Del Piero, ecco, poi di Insigne. Ecco. Grazie a tutti, volevo chiarire era doveroso, questo, era questo doveroso. Punto, niente da togliere a Insigne, però insomma qualche gol Del Piero a giro lo ha fatto, come si dice a Napoli, niente male. Sul tema Insigne, beh, ci auguriamo tutti, da addetti ai lavori, da tifosi, che la nazionale possa battere innanzitutto la Macedonia del Nord, che non è così scontato, ma naturalmente i valori sono diversi, e sperare in un miracolo tra Turchia e Portogallo, fermo restando che comunque bisogna andare in trasferta, quindi che sia o a Istanbul o a Lisbona, nonostante Portogallo è un po' in emergenza, ha problemi molto seri in difesa, perché l'ultima di giornata è l'assenza di Anthony Lopez, che non avrebbe giocato, è stato convocato José Sá, titolare Rui Patricio, ma mancheranno i due pilastri difensivi Pepe e Ruben Dias. Esatto. Quindi è sicuramente un vantaggio, se così possiamo definirlo, per l'Italia, però sarebbe una catastrofe il non andare ai mondiali, sarebbe il secondo mondiale di fila perso così, perso con la gioia ancora che abbiamo negli occhi di campioni d'Europa, dove pochi francamente potevano in qualche modo pronosticare un'Italia vincente agli europei. No, sarebbe un'amarezza troppo grande. Io ancora negli occhi il fischio finale di quell'Italia-Svezia a San Siro, una delusione troppo grande. Adesso non ci sono più l'andata e il ritorno come c'era all'epoca, c'è questo nuovo format previsto dalla FIFA. Come dire, faccio difficoltà perché ho veramente paura, non tanto per la Macedonia del Nord, con tutto il rispetto, ma temo molto una sfida col Portogallo a Lisbona. C'è una situazione difficile, il Portogallo è molto forte nonostante le defezioni, serve la miglior Italia, quindi serve il miglior Insigne, serve anche il miglior Donnarumma, che non sta passando il miglior momento della carriera. Chi schiererà Mancini, perché con quei tre del Sassuolo servirà anche il miglior João Pedro a sto punto, perché poi servono tutti i migliori, sì, dubbi, sì, Mancini, sì, ha sicuramente le idee chiare, ma chi vai a schierare? Quei tre del Sassuolo stanno facendo faville, ma saranno pronti per questo peso, perché stiamo parlando di portare la nazione che ha vinto gli europei al mondiale. Non dovevamo arrivare in questa situazione, perché il girone di qualificazione era facilmente superabile. È andata così, incrociamo le dita, ma come diceva Andrea, il miglior João Pedro significa serve la migliore Italia, tutti devono fare il possibile, esatto, perché sennò, signori, e il rischio è serio, noi rischiamo di guardare il secondo mondiale di fila da casa. E beh, comunque sarà una beffa, perché dal punto di vista, ecco, delle squadre top, anche il Portogallo potrebbe, ecco, avere questo finale, pagare lo scotto di un finale maldestro di, sì, di qualificazione. Quindi, ai noi, cioè, per fortuna, magari uno vorrebbe vedere l'Italia, naturalmente, però dispiacerebbe comunque per gli appassionati, ecco, la mancanza di una delle due. Eh sì, poi giusto per aggiungerne un'altra, e non ne abbiamo ancora parlato, sarebbe servito anche il migliore di Lorenzo, ma ahimè, purtroppo non ce l'ha fatta, purtroppo. Beh, per Mancini e anche per Spalletti. Sì. Sì, 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 anche perché comunque il ragazzo è uno stacanovista. Mamma mia. Sembra non subire mai, diciamo, dei cali dal punto di vista fisico. Purtroppo ci si è messo un infortunio non indifferente che lo terrà fermo forse un mesetto. Dispiace. È vero, Francesco, perché un giocatore incredibile anche tantissimo per l'Italia. Ha fatto tanto, l'europeo lo ha visto protagonista quasi inatteso, perché non, sì, era partito lui titolare. Mi ha ricordato grosso modo l'esperienza di Grosso nel 2006, sì, non era lui il titolare, per fortuna lo è diventato, se possiamo definire così la storia. Però è un giocatore davvero importante, importantissimo per il Napoli, sicuramente avrebbe dato una grande mano, avrebbe giocato lui dal primo minuto, secondo me, sia con la Macedonia del Nord che eventualmente nella finale spareggio, però è un calciatore che ha fatto tanto, un calciatore che è stato veramente devoto al Napoli fin dal suo arrivo, ha fatto tantissimo,
ha giocato sempre lui perché se l'è meritato. Sì, sono cambiati gli allenatori, ma non è mai cambiata la fascia destra. Non è mai cambiato lui, non è mai cambiato il suo impegno. Purtroppo è uno dei rischi del mestiere, infortunarsi magari anche per insomma, l'eccessivo carico di lavoro, era sempre in campo praticamente, e questo sarà un bel grattacapo per Spalletti per la prossima partita di Bergamo, dove sicuramente, diceva Andrea correttamente, non ci sarà perché più o meno servirà un mesetto di recupero. È una bella gatta da pelare per entrambi gli allenatori, naturalmente saranno bravissimi loro a trovare le giuste contromisure. Ecco Andrea, proprio guardando non solo alla gara ancora lontana contro l'Atalanta, ma proprio in ottica futuro per il prossimo mercato. Sì, anche perché se ci penso alla gara con l'Atalanta mancheranno anche Rachmani o Osimhen, quindi... Sì. Esatto, quindi veramente emergenza oltre il formazione fatto che... quasi da inventare per Meret non è ancora disponibile, quindi c'è emergenza anche per quanto riguarda i portieri, però proprio sulle fasce le metto tutte e due all'interno di questo discorso. Sì. C'è qualcosa da fare in ottica mercato? Per una squadra che comunque si sta giocando qualcosa di importante e si spera anche nei prossimi anni. Sì, assolutamente. Anche perché poi adesso penso si soprattutto poi tornando sulla corsia di destra servirà come il pane, a meno che non dai ad Alessandro Zanoli i galloni di Lorenzo Bis, di quello che potrà avere e ricevere i galloni del nuovo outsider che si mette praticamente a disposizione della società e riesce ad imporsi a suon di buone prestazioni nel contesto Napoli. Però penso che, dato che il procuratore, l'agente di Lorenzo Valcareggi spesso fa dei discorsi che diciamo lo portano via da Napoli, anche perché comunque si parla spesso e volentieri di Atletico Madrid interessato al calciatore, non vorrei che naturalmente si dovesse mai vedersi poi dal prendere un papabile titolare, e quindi naturalmente il discorso si farebbe ancora più serio pure per la corsia destra, dove per la corsia mancina invece il discorso sembra ormai abbastanza chiaro, andrà via Goulam con grande rammarico, perché si tratta di un calciatore del quale io ero un grande stimatore, perché ci ha salutato forse 3 anni fa in verità, perché l'abbiamo visto solo occasionalmente, ha dovuto combattere molto spesso più che con gli infortuni, con i suoi demoni, perché dal punto di vista fisico magari è pienamente recuperato, però non l'abbiamo più visto correre e fare diciamo, le scintille a terra su quella corsia mancina. Sicuramente serviranno 2 innesti che potranno rattoppare e magari dare un poco una virgola di colore, una nota di colore a questa squadra che ne avrà bisogno, anche diciamo dipeso dal fatto che questo calcio liquido che pretende Spalletti evidenzia il fatto che c'è un bisogno urgente di grandi crossatori. Magari di piede mancino e di piede destro, insomma. Certo, assolutamente belle le parole di Spalletti all'ingresso in campo di Zanoli, lo ha motivato tantissimo, sì. Ha detto non ti preoccupare, fai ciò che sai, sei all'altezza, sei bravissimo, quindi veramente quasi da mental coach, da motivatore per questo ragazzo davvero giovanissimo che abbiamo visto anche in ritiro. A Di Maro invece, come inarrestabili, c'è sempre Mario Rui sull'altra fascia. Sì, sul il tema... Il professore. Il professore, ormai. Il tema mercato introdotto da Andrea è un tema da attenzionare, per il semplice motivo che comunque in questo momento la fascia sinistra va riformata in qualche modo, quindi deve essere preso un calciatore che possa alternarsi con Mario Rui. La vedo più difficile sulla destra, perché non faccio nomi perché non li so, ma sono pochi i terzini destri che possono venire a Napoli e far accomodare Di Lorenzo in panchina. Certo. In tutto il panorama del calcio europeo, cioè, ce ne sono veramente pochi. E da questo punto di vista naturalmente non è neanche semplice andare in ottica mercato. L'altra alternativa naturalmente sono quelle fatte in casa. Zanoli è un'alternativa fatta in casa, qualora dovesse giocare lui a Bergamo
Il palcoscenico è importante perché c'è una squadra molto forte come l'Atalanta con una fascia mancina che nonostante l'addio di Gosens è molto forte. Se dovesse giocare Boga, tanti auguri perché non si prende col motorino, però è lì che in qualche modo un calciatore si forma. La fascia destra non è mai finita al centro del mercato perché Di Lorenzo ha giocato sempre. Adesso naturalmente questo infortunio fa accendere una piccola spia, quella, la famosa, quella del motore, quando il, come si chiama, il cambio del filtro che si accende sempre alla macchina, mentre sulla fascia sinistra c'è da tempo, perché come diceva Andrea, Ghoulam è un calciatore che c'è ma non è più lo stesso di prima purtroppo, e in qualche modo bisogna intervenire. Mario Rui il suo lo sta facendo, secondo me in più delle volte a sinistra Spalletti ha preferito anche Juan Jesus piuttosto che Ghoulam, e quindi a questo punto bisognerà intervenire nell'immediato. Quindi visto l'infortunio di Di Lorenzo, le difficoltà di Ghoulam, la scelta a destra è detta due, o Malcuì, che a Spalletti secondo me non è mai piaciuto tantissimo, anche lui rispetto al pre-infortunio è un altro giocatore, e lanciare il baby Zanoli con tutta la, come dire, tranquillità e disinvoltura del caso. È un calciatore giovane, è alla prima vera esperienza, lo dicevi tu, da Di Maro, e quindi in qualche modo guai a dargli troppe pressioni perché sarebbe fatale per lui. Oggi si parlava persino dell'ipotesi Tuanzebe, sì, al posto di Di Lorenzo, ovviamente ancora prestissimo. Sicuramente perché l'esperienza in più di Zanoli ce l'ha, è cresciuto. Ma solitamente va bello spedito. È cresciuto in uno dei club più importanti al mondo, adesso è una nobile decaduta, ma spero che si riprenderà, ovvero il Manchester United. Però è un calciatore che comunque ha esperienza, gioca più centrale rispetto che da terzino, però è un'opzione in più. Insomma, Spalletti i calciatori ce li ha naturalmente, però bisognerà trovare un po' la quadra. Tra virgolette, per fortuna c'è la sosta per le nazionali che consentirà un pronto recupero anche mentale in vista del rush finale. A quei pochi che sono a Castelvolturno. Esatto, pochi che non sono impegnati ovviamente con le rispettive nazionali. Confidiamo nelle scelte di Spalletti. Intanto un pizzico di pubblicità e ritorniamo perché dobbiamo parlare del campionato, delle avversarie, della vetta, di tantissimi altri argomenti. A tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati dopo il consueto pizzico di pubblicità. Come di consueto riprendiamo con l'intervista realizzata. Questa volta abbiamo parlato con il presidente del Club Napoli Lussemburgo, Andrea Castaldo, del momento del Napoli, di Dries Mertens, dei sogni, dei tifosi, ovviamente anche dell'attività del club. Ascoltiamolo. Ciao Andrea, ben ritrovato, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Ciao Alessia, grazie a te per l'invito. Saluto a tutti i tifosi del Napoli. Allora Andrea, questa Napoli-Udinese, 3 punti molto importanti per la classifica in questo rush finale. Un po' il Napoli l'ha sudata, soprattutto nel primo tempo. Poi Spalletti ha mischiato le carte in tavola, grazie anche all'ingresso di Mertens. Fortunatamente poi il Napoli ha rimontato e ha vinto con la doppietta di Osimhen. Che partita è stata e cosa ne pensi? Ma è stata la classica partita dalle due facce, no, della medaglia. Primo tempo eravamo, penso, tutti ottimisti perché siamo scesi in campo con il 4-3-3 che era stato precedentemente proposto a Verona, dove abbiamo comunque impostato il nostro gioco, abbiamo in generale sui 90 minuti dominato il campo, anche se lì è stata una partita sofferta, seppur siamo riusciti a vincere. Con l'Udinese il primo tempo mi sembrava di aver rivisto un po' il Napoli contro il Milan,
impaurito, nonostante il 4-3-3, che è un modulo che io apprezzo e dà la possibilità a Napoli, alle caratteristiche del Napoli, soprattutto per Osimhen, di avere più spazi fra le linee, di tiki-tarizzare di meno, perché il tiki-taka è bello, ma anche fino a un certo punto, perché sta palla che gira sempre in orizzontale e sulle fasce laterali da Insigne e Politano torna indietro, e ci mettiamo un quarto d'ora magari a volte per fare un'azione. Ci vuole più concretezza, insomma. Ci vuole più concretezza, più fattività, perché la porta è in avanti, non è soltanto, cioè non sta indietro, sta anche indietro, ma noi dobbiamo segnare in avanti. Pertanto mi è piaciuto tantissimo il secondo tempo, al di là del risultato, perché finalmente c'è stata una reazione concreta. Cambio modulo, siamo passati al 4-2-3-1, è entrato Mertens, che ovviamente alle mie spalle qui confiniamo con il Belgio, cioè la maglia di Mertens a casa, autografata, firmata anche da altri calciatori, e ha rotto la partita, perché seppur non è stato un protagonista di gol in fase realizzativa, ha creato lo spazio necessario ad Osimhen per entrare e andare in profondità, ma anche per lasciare più spazio sulla corsia a destra a Di Lorenzo, perché comunque con Mertens si è creato quello spazio e quel disorientamento per i difensori, o insomma anche per la mediana, no, dell'Udinese, e ha creato maggiore possibilità di direttiva proprio della palla da parte sia della mediana del Napoli che di Mertens, il quale ha anche procurato il calcio di punizione importante, dal quale poi è nato l'1-1 molto bello. Finalmente anche una tattica, un dettaglio, studiare nei dettagli la finta di Insigne che mette giù la palla, parte mi sembra Mertens, no, abbia calciato per Osimhen, pertanto insomma è stato anche un bel colpo di testa, un bel gol, e Napoli ha sbloccato lì la partita. Secondo me primo tempo il Napoli era impaurito, infatti Spalletti durante gli spogliatoi, durante la fase la pausa negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, la stampa ha fatto uscire, no, il suo discorso, cioè: non abbiate paura di sbagliare, entrate in campo, fate quello che sapete fare. Nel secondo tempo il Napoli è stato protagonista, anche se ti dico che gli ultimi 5-8 minuti, con l'uomo in più, mi aspettavo maggior possesso palla, maggiore sicurezza del risultato, senza dare minimamente possibilità all'Udinese di avere una chance, sia caratteriale che poi magari pratica, perché abbiamo avuto un po' di defiance, no? Con un uomo in più, hanno fatto due ripartenze, e secondo me dobbiamo stare sempre sul pezzo. Eh sì, stessa cosa poi che si era vista anche a Verona, quindi assolutamente un dettaglio da limare in vista delle prossime partite, poi dettaglio molto importante. Ti volevo chiedere assolutamente anche di Mertens, ovviamente, perché non sta trovando tantissimo spazio sia in questa stagione ma soprattutto nell'ultimo periodo. In più ci sono anche queste voci del rinnovo che non arriva. Resta però il beniamino del pubblico, che lo ha acclamato, tutto lo stadio Maradona appena entrato, il primo secondo in cui ha messo piede sul terreno di gioco di Fuorigrotta. Fossi il Napoli, tu cosa faresti con Ciro Mertens? Allora, la tematica è delicata, se la vogliamo dividere su due fronti: la tematica emotiva, affettiva verso un giocatore che comunque ha dimostrato, è il goleador con la maggior numero di realizzazioni, no? Ha superato Hamsik ampiamente, e allora ci starebbe un rinnovo, oppure addirittura per l'età che ha, perché comunque il calciatore va valutato solo per quello che ha fatto, ma soprattutto per quello che poi ti può continuare a dare, lo vedrei molto bene anche come team manager del Napoli, cioè un raccordo tra la società e la squadra, ruoli che non hanno avuto un grande successo in passato nel Napoli, però con lui che si è veramente amalgamato alla parte napoletana, alla napoletanità, è un ragazzo che, perciò lo chiamiamo Ciro, cioè non è un caso, potrebbe servire ad essere un punto di partenza per strutturare quella società che comunque manca. Cioè Napoli è una società con un organigramma molto short, ovviamente a gestione familiare, che comanda una sola persona, e ci sta. Però secondo me, se dobbiamo guardare un po' più lontano, potrebbe essere un punto di partenza.
però qui mi viene il dubbio e mi sbilancio, che dipende tutto ovviamente da quello che sarà il Napoli, cosa farà il Napoli, del Napoli De Laurentiis, perché con l'arrivo, secondo me, nei prossimi 2-3 anni del Bari in Serie A, il tema doppia proprietà si ripropone, stile Lotito, Salernitana e Lazio, e pertanto là lui dovrà scegliere, secondo me, se continuare l'investimento col Bari oppure, dopo tanti anni di proprietà del Napoli, con ultimo il fondo Sixth Street che si presenta alla porta dalla California, cosa fare, no? E ovviamente se meccia una valorizzazione addirittura di De Laurentiis di 700 milioni di euro senza asset, perché Napoli non ha proprietà, per conto Sixth Street ha comunque un paniere di 60 miliardi di gestione, e lì tutto può succedere, quindi deriva anche da quello. Mi dispiace ovviamente per Mertens, per la società devono fare il loro mestiere, no? Permettimi il termine semplice, però potrebbe starci anche un rinnovo in un'ottica di strutturazione della società. Sarebbe perfetto, ecco, magari poi nominare lui, perché non venderlo poi il Napoli per sognare ancora più in grande. È vero, sarebbe un bellissimo riconoscimento anche per quello che poi ha fatto all'ombra del Vesuvio, un ruolo che poi sarebbe per lui a pennello. Parlando di addi, visto che poi mi hai buttato l'assist, quindi volevo farti anche un'altra domanda, ma te la farò dopo. Come hai preso invece l'addio ormai già annunciato di Lorenzo Insigne, il capitano? Allora, Alessia, era nell'aria, no? Perché ormai con i precedenti dei calciatori italiani che sono andati in Canada come Giovinco, ma soprattutto anche in Asia come Lavezzi e tanti ancora, ci può stare. 30 anni non sei vecchio, cioè non è che appendi le scarpe al chiodo, vieni da un europeo vinto, vieni comunque da anni di prestazione nel Napoli in generale di buon livello, perché io ritengo che Insigne sia un ottimo calciatore, non lo ritengo un fenomeno, un campione, però un ottimo calciatore sì. Pertanto a 30 anni prendere una decisione vis-à-vis del quinquennio prospettico a quelle cifre, ragionando anche in un'ottica familiare, perché si sposterebbe con tutta la famiglia, quindi sarebbe un nuovo stile di vita, portare i figli in un contesto certamente più internazionale, perché Toronto è una città internazionale, meno francese, più inglese, tra l'altro ci sono anche stato, tanto è meno canadese rispetto a Montreal o Ottawa, è una scelta che può essere condivisa, insomma è condivisibile. Mi piace la gestione perché credo che stia dando il massimo. È una piazza come Napoli, ha reagito anche piuttosto bene, perché il nostro calore, la nostra passione a volte si scaglia contro, no, le scelte di lasciare Napoli, però va veramente lontano. Pertanto il fatto che non vada in un'altra squadra, si è parlato anche di Inter in un periodo, possa essere apprezzato da parte nostra, da parte di noi tifosi, dall'altro lato ci sta, insomma. Assolutamente. Ultima domanda, a Napoli che è lì in scia ovviamente alla capolista Milan, insegue l'Inter al momento con una partita da recuperare, c'è sempre la Juve in agguato, però voi tifosi come vedete questo finale di stagione e soprattutto come sta andando il club Napoli-Lussemburgo? Allora, Alessia, la domanda è veramente delicata, no? Come possiamo immaginare, ovviamente speriamo, tutti sogniamo, ok? Sognare è lecito e soprattutto è gratuito. Pertanto, andando sul fattivo, il Napoli è lì, è in corsa, e sono d'accordo con Spalletti che dia peso alla posizione del Napoli. Un grande peccato, la sconfitta in casa col Milan, sarebbe stato diverso anche già un pareggio, dove lì Spalletti ha caricato di aspettative, giustamente, perché deve misurare la propria squadra, ma confido con l'ottima reazione che abbiamo avuto a Verona e con l'Udinese. Calendario secondo me più difficile del Napoli rispetto a Milan e Inter, non mi voglio guardare indietro, perché se l'Inter vince col Bologna siamo a pari punti.
seppur c'è il tema scontro diretto. Guardandoci avanti, il Milan c'ha Bologna, Torino e Genoa. Noi abbiamo Atalanta, Fiorentina e Roma. Tanto la Fiorentina ha più 17 punti rispetto al campionato dell'anno scorso. Noi abbiamo più 4 e il Milan più 3. Mi preoccupa molto il calendario. A Bergamo, pensiamo, ecco, alla domenica, fra due domeniche, perché ci sarà l'Italia, andiamo la sosta, andiamo senza Rachmani, che ha avuto il giallo, Osimhen pure, ci sarà sicuramente Juan Jesus e Mertens. E Di Lorenzo non ci sarà. Di Lorenzo, il trauma contusivo al ginocchio, non lo recupererà, forse per la Roma, sicuramente Atalanta e Fiorentina non ci sarà, e Anguissa spero che riesca in 15 giorni a recuperare. Pertanto il Napoli ha dimostrato purtroppo di soffrire, è normale, con la mancanza di determinati giocatori primari, determinati, come Brozovic per l'Inter, ecco che l'Inter sta andando, insomma, nelle ultime 5 partite sta andando giù. Quindi spero che ragionando partita per partita possiamo attaccare la posizione, non difenderla, attaccarla. Quindi spero vivamente poi insomma che a maggio noi tifosi del Napoli all'estero, da Lussemburgo, possiamo vedere dei voli su Napoli. Ci giriamo intorno, insomma. Che bello, mi piace questo entusiasmo e speriamo bene, magari ci vediamo proprio a maggio, sai. Speriamo, dai, perché no? Il club Napoli-Lussemburgo ovviamente è sempre attivo, siamo ritornati più fiduciosi anche già grazie alla posizione del Napoli, siamo ritornati numerosi al club, siamo lì attivi con il fiato, con l'ansia che ogni domenica vada tutto bene. Tra le altre cose, ieri è stato il mio compleanno, non dico l'età, ma quando quindi stavamo perdendo 1-0 pregavo per non rovinarmi il compleanno a Napoli. Fortunatamente poi è arrivato anche mio figlio Alessandro al club e abbiamo fatto subito 1-2, pertanto è sempre un'ansia, però noi ci crediamo, insomma. Che bello, che bello. Speriamo davvero. Grazie mille, Andrea, per la disponibilità e da presto, ovviamente. Grazie a te, Alessia. Sempre Forza Napoli e un saluto a tutti i tifosi partenopei del mondo. Ecco, Andrea ha proposto Mertens, team manager del Napoli del futuro. Ma magari anche come ambasciatore della società, diciamo, ambasciatore del Napoli nel mondo, ma anche come mio amico del cuore, non so, sì, no, quello già era affrancato già ormai da anni. È vero, sono anni. Andrea poi diceva un'altra cosa molto molto interessante che riguarda i sogni dei tifosi, perché il Napoli è lì, il Milan è capolista, dista 3 lunghezze, l'Inter insegue, ancora una gara da recuperare, c'è la Juventus che comunque sta collezionando risultati importanti, però la vetta è lì, è vicina, quindi il Napoli ha quasi l'obbligo. La vetta almeno è diventato un affare per quelle quattro che sono lì, perché mi sembra che intavolare il discorso per l'Atalanta, la Roma e la Lazio sembra affare diciamo non all'altezza per loro. E quindi la Juventus che rientra dopo un filotto di risultati a corto muso, sì, no, me lo sarei aspettato, perché comunque c'è la Juventus, vuoi o non vuoi, rientra sempre, risorge sempre dalle ceneri, anche se quest'anno ha dovuto patire parecchio, anche ultimamente in Europa. Le prime tre, naturalmente questo rigurgito anni 80 che un po' ricorda quelle partite nostalgiche di Maradona e Van Basten e poi Matteus per l'Inter, sì, non tocchiamo le divinità, perché in questo momento questa corsa, questa bagarre scudetto, questo condominio, come tanto piace dire a Spalletti, sembra una sorta di ciapanò, no? Nel 3-7 a perdere, quella sorta di volontà di non fare quella sorta di retrocediamo per paura di vincere, insomma. E quindi spero che queste 8 partite, 9 per l'Inter che ha da recuperare la partita al Dall'Ara col Bologna,
possano effettivamente determinare una possibile vincitrice che abbia e manifesti sotto tutti i punti di vista la volontà di portare a casa, ecco, il trofeo. Ecco Franci, come avevamo un po' previsto, quindi un po' siamo bravi, lo possiamo dire, il Milan a Cagliari se l'è sudata e sì. Secondo me il Milan dopo la gara contro il Napoli, per quanto riguarda le sue prestazioni, è sceso un po' di livello. L'Inter è stata fermata, possiamo dire, da ancora una volta un'ottima Fiorentina, la Roma ha stravinto il derby, sì. Ma così giusto per dirlo, perché ovviamente non fa parte, come ha detto giustamente Andrea, dei piani scudetto, la Juventus ha vinto contro la Salernitana, un primo tempo secondo me strameritato, sì, quindi sì, con sì. Vantaggio strameritato, poi ha ceduto qualcosa, però gara senza storia, quindi... Le gerarchie restano quelle? Sì, restano quelle e permettimi di dire per fortuna, perché c'è finalmente una stagione bella, combattuta. Ci sono però delle differenze rispetto allo scorso anno. L'Inter ha 14 punti in meno e tranne la vittoria con la Salernitana, che era una squadra che insomma diciamo è con un piede e mezzo, esatto, in Serie B, esatto, non ha vinto nessuna delle ultime 8 in campionato. E quindi in qualche modo, e io non me l'aspettavo, e vado anche contro alcuni colleghi molto più blasonati che dicono, scrivono che l'Inter non ha una rosa completa, l'Inter per me è la rosa più completa del campionato, e questo rende ancora più clamoroso quello che sta facendo il Milan, quello che sta facendo il Napoli e nei limiti anche quello che sta facendo la Juve. Capitolo Juve che ti apro e ti chiudo in un attimo. Il club ha sempre dimostrato che la Juve viene prima di tutto, di Del Piero, di Ronaldo, adesso di Dybala. Non so la reazione interna a questa separazione con Dybala quali effetti potrà avere, però è una mia personale supposizione, però è una bella lotta, è una bella lotta al vertice, stanno tutte dimostrando che vogliono questo ambito trofeo, diciamo sarebbe scontato che lo vincesse l'Inter, sarebbe ancora più straordinario per quelli che erano diciamo gli inizi di campionato e per la rosa oggettiva a disposizione qualora lo vincesse o il Napoli o il Milan. Se dovesse all'improvviso capitombolare tutto e vince la Juve ha comunque una grande rosa e complimenti in quel caso, perché comunque hanno fatto una grande rimonta. Andrea, te la parola. Beh, non posso che essere d'accordo con Francesco, anche perché poi qui stiamo parlando di quattro squadre abbastanza portate per questo trofeo, che comunque sulla carta alle griglie di partenza vedeva con merito naturalmente l'Inter come rosa più quotata dal punto di vista ecco tecnico, e nonostante poi le partenze dei due uomini copertina dell'anno scorso con Conte, infatti sono stati anche premiati al gran galà del calcio come Lukaku e Hakimi, però voglio dire sono stati sostituiti egregiamente dal buon Edin Dzeko, dal redivivo Dumfries, che comunque dopo un inizio balbettante è riuscito poi ad imporsi su quella corsia, e lo stesso Eriksen purtroppo, che è dovuto emigrare per poter giocare, è stato sostituito da un ottimo Çalhanoğlu, che adesso sta vivendo una fase calante, ma è un po' come tutta l'Inter che non gioca più con la brillantezza di inizio stagione, quindi naturalmente, ma è un po' un calo generale che sto vedendo. Lo stesso Milan non sta giocando con quella lucidità, con quella con quello sincronia di ritmi che comunque prima aveva e palesava agli avversari, perché giocava anche un ottimo calcio il Milan. Oggi, se posso dire la mia, tra le favorite vedo naturalmente chi c'è su, quindi avendo 8 giornate davanti voglio, forse per una questione anche di scaramanzia, mettere come favorita la compagine rossonera, però niente è scritto, niente è determinato e quindi naturalmente possiamo liberamente sognare. Ecco, leggiamoci anche il prossimo turno perché sarà molto interessante, ricordiamo che ovviamente non ci sarà questo weekend, ma il prossimo, quindi già siamo arrivati, men che non si dica, praticamente ad aprile.
Si inizia con Spezia-Venezia, Lazio-Sassuolo, Salernitana-Torino, Fiorentina-Empoli, Atalanta-Napoli, Udinese-Cagliari, Sampdoria-Roma, Juventus-Inter-Verona, Genoa e Milan-Bologna. Sicuramente Franci spiccano Atalanta-Napoli e Juventus. Sì, sì, il derby vitale è sempre una grande partita, potrebbe essere un turno se non decisivo, beh, importante, forse importante anche riduttivo, diciamo un aggettivo tra decisivo e importante che adesso non mi sovviene. Un crocevia, un crocevia. Perché il Milan, esatto, grazie Andrea dalla regia, perché il Milan ha una partita sulla carta più agevole, in casa col Bologna. Il Napoli comunque... Quelle sono quelle più complicate, certamente. Quelle che non ti aspetti. Juve-Inter, beh, mi aspetterei una... Sicuramente sarà una grande partita, non so qualora l'Inter dovesse riuscire a sbancare l'Allianz a Torino. E il Napoli deve andare a giocare comunque a Bergamo. Non è l'Atalanta straripante di inizio stagione, anche la compagine bergamasca ha qualche difficoltà, qualche problema, purtroppo Ilicic non riesce a riprendersi, a tornare ai suoi livelli, è mancato Zapata, hanno preso un grandissimo calciatore come Boga, hanno perso comunque Gosens, non rimpiazzato, quindi in qualche modo è comunque una grande sfida, la solita rivalità Bergamo-Napoli, quindi partita interessante, diceva giustamente Andrea prima, mancano un paio di giocatori a Napoli, niente male, perché manca un difensore e l'attaccante titolare e ci saranno anche alcuni problemi, c'è Meret comunque non in forma, quindi dita incrociate a Napoli per Ospina, che mantenga un buono stato di forma. In più, per lo stesso Mertens, che effettivamente forse sarà l'unica punta centrale, anche Petagna non dovrebbe recuperare, esatto. E quindi in qualche modo la partita è sentita, però insomma il Napoli anche io personalmente non lo vedevo così bene a Verona, bravo Spalletti a far ricredere tutti, ha cambiato la squadra con un innesto a centrocampo in più, più quantità, meno qualità, ha vinto la partita, ha vinto anche a Udine, contro l'Udinese, scusatemi. È una partita non semplice contro l'Atalanta, vediamo, ma io credo che la sappia preparare al meglio, le defezioni le hanno tutti, naturalmente, in una stagione dove tante squadre hanno avuto defezioni, il Milan ha perso per un po' di tempo Maignan, non ha praticamente visto Ibrahimovic, sì. L'Inter senza Brozovic non so perché è un'altra squadra, francamente non me lo so spiegare, il che fa capire quanto sia importante il croato. Il Napoli ha delle defezioni, ce l'ha anche l'Atalanta, sarà comunque una grande partita. Diceva Andrea, crocevia, può essere. Eh sì, anche perché il Ma Napoli... Ma quantomeno una giornata campale, insomma, sì. Perché questa 31esima rappresenta un po' quella giornata, insomma, che ci proporrà davvero forse la favorita per lo scudetto, perché è quella che ne ha forse la maggior voglia, voglio dire. Certo. È verissimo, quindi iniziate a preparare camomille, cornicelli, che manca ancora un po' di tempo. Noi intanto siamo in chiusura, però prima devo chiedere ad Andrea progetti futuri, cosa bolle in pentola, come va questo periodo? Dopo un periodo sospeso, ecco, ne stiamo vivendo un altro dove non si capisce bene chi vuol fare la guerra e chi vuol fare la pace. Speriamo, noi nel nostro piccolo cerchiamo di vivere e divertirci, ma nel senso di divergere, discostandoci ecco, da quelli che sono i problemi che il mondo esterno ci propone, facendo qualcosa di buono, nel senso che con la mia direzione ecco, stiamo avviando questo progetto di crescere nuove leve dal punto di vista professionale, educarle ecco, alla deontologia professionale giornalistica per proporre ecco, sempre più articoli di qualità. Oggi, come dicevamo prima fuori onda, i ragazzi hanno bisogno di scrivere storie, un po' come distrazione, un po' come effetto benefico, salvifico. E quindi per me, che lo storytelling è la più alta forma di narrativa, cercherò con tutta la passione del mondo di coinvolgerli in questo modo. Sono fortunati ad avere te come mentore, questo grazie, lo posso dire grazie. Con certezza, proprio grazie metto mille. La mano sul fuoco, meno Franci che a me come mentore, però purtroppo la vita ci riserva... Si fa quel che si può, esatto, una signora va benissimo, una totem.
Franci, invece con te ci vediamo domani a Prima Talk Show, ovviamente con tutti gli appuntamenti del pomeriggio di Teleprima. Grazie mille ai miei ospiti, grazie mille Andrea, ci rivediamo. Ci rivediamo presto, grazie a te Ale. Grazie davvero, grazie Franci. Ale, grazie a te, buonasera a tutti. Grazie a voi che ci avete seguito, appuntamento come sempre martedì prossimo, sempre alle 21.30, ci potete vedere anche sui nostri social, in replica per tutta la settimana, quindi mi raccomando, buona serata e alla prossima.